Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il giovane medico, Lucia Menghini, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Giordania. In gravi condizioni le due amiche che erano con lei. Lucia Menghini. Le tre giovani erano partite la scorsa settimana per la vacanza e sarebbero dovute rientrare domani in Umbria, dove vivono e lavorano. Addio a Lucia Menghini, la campionessa di reazione a catena. Era partita insieme a due amiche per trascorrere qualche giorno di vacanza in Giordania, ma il destino è stato beffardo e crudele e ha trasformato quei giorni di spensieratezza in un incubo terribile. Lucia Menghini, giovane medico umbro, nota per aver partecipato al daytime estivo in onda su Rai 1, reazione a catena, è rimasta vittima di un terribile incidente proprio in Giordania. Sulla dinamica del tragico schianto costato la vita alla giovane tirocinante italiana sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Lucia Menghini. Le due amiche di Lucia Menghini sarebbero ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Amman, mentre per la giovane, originaria di Foligno, non c'è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, 8 aprile, in una località a circa un centinaio di chilometri da Amman. Lucia Menghini aveva partecipato al programma di Marco Liorni insieme ad altre due ragazze, nella squadra delle Pignolette, un nome scelto per ribadire la loro ricerca continua della perfezione. Con le due compagne di squadra era riuscita a vincere diverse puntate. L'addio commosso di Marco Liorni. La notizia della morte di Lucia Menghini ha fatto il giro del web, raggiungendo anche Marco Liorni, che aveva condiviso con lei diverse puntate del daytime. Lucia Menghini. Il presentatore Rai ha pubblicato una foto di Lucia sulla sua pagina Instagram, ricordando la ragazza che l'estate scorsa aveva conosciuto. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a reazione a catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene. I familiari di Lucia Menghini si sono allarmati quando non hanno avuto più notizie della giovane e quando hanno notato che i profili social della vittima non erano più aggiornati. Poi è arrivata la drammatica scoperta dell'incidente. Per Lucia Menghini non c'è stato nulla da fare, le due amiche sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva. Una delle due ragazze ha già subito un intervento chirurgico. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.